adesso però cambiamo un attimo registro, perché ho un altro filmato che fa sempre parte, no, della famiglia di Ballando, e sto parlando di quando Rossano Rubicondi e Ivana Trump sono venuti a Ballando. Rossano Rubicondi era un mio caro amico, una persona per bene, e se n'è andato pochi giorni fa, pensate, soltanto a 49 anni. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di Rossano. E a Rossano voglio dedicare questo filmato. And the world stood still. Then your fingers touched my silent heart on top. It's out of sync. Yes, true love's a many splendor. Naturalmente ci ha lasciato tutti gli amici, tutte le persone. So che Roberto, tu eri molto amico. Sai, tu prima hai detto una cosa bellissima. Amava follemente la vita, però aveva una dote in più, che riusciva a trasmetterti l'amore per la vita. Tu uscivi con lui e assolutamente ridevi, e ti sembrava tutto bellissimo. Bevevi con lui un bicchiere d'acqua minerale e sembrava di bere lo champagne migliore della vita. Era un uomo veramente che trasmetteva anche bontà. Perché molti pensano, sai, ha sposato una miliardaria internazionale, ha avuto degli amici importanti, eccetera. Invece lui era proprio carino con chiunque. Ed è una cosa che, forse per questo, quando questi personaggi vengono a mancare, a noi sembra che qualcosa della nostra vita ci sia stato rubato. Siamo rimasti tutti quanti esterefatti, ecco, la parola giusta è esterefatta. L'avevo visto un po' di mesi fa, siamo andati a cena insieme. Ed era sempre gioioso, anche con dei problemi. I problemi c'erano, i problemi ce li aveva. Infine. Non di salute, o perlomeno non ha detto, lui non l'ha detto niente a nessuno. Comunque era a New York, a casa, da solo. Ecco, un uomo che poteva avere il mondo e se n'è andato da solo. Questa è la cosa che più mi fa male una mattina. Non completamente solo, però mi permetto di dire... A casa, quando è successo, era da solo, Roberto. Sì, sì, era, ho parlato era con degli amici. Era da solo ed è andato un suo amico che l'ha trovato. Sì. Certo. Però ci tengo perché a sottolineare che Ivana lo ha in questo anno molto sostenuto, sotto ogni punto di vista, e direi che... è un mio dovere sottolinearlo, non solo come giornalista. Mi fa molto piacere perché Rossano aveva pensano... un grandissimo rispetto per Ivana, sì. E non si è mai, dico mai, 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 lo voglio sottolineare, approfittato, esatto, della situazione economica di Ivana Trump. E questo, certo, almeno adesso bisogna dargliene atto. Ti devo dire, okay, che... Se nelle coppie c'è un dare e un avere, diciamo che era Rossano ad essere in credito verso Ivana. Sono assolutamente con te. Allora, era doveroso Alba, insomma, certo, ragazzi. Ma voglio dire, era amico di tutti noi, quindi esatto, hai usato e avete usato le parole giuste. Grazie.